Tu non hai idea di quanto sia short o in altre parole di quanto stia speculando contro i mercati. La tocca piano Michael Burry, il famoso investitore protagonista del film La Grande Scommessa, che se non hai visto vedilo, guardalo perché è bellissimo, e così manifesta pubblicamente il suo essere short, cioè la sua scommessa contro i mercati. In altre parole ha posizionato il suo portafoglio usando strumenti e strategie di investimento abbastanza complesse. Che gli permettono di guadagnare se i mercati scendono. Bene, in questo video approfondiamo. Che cosa sta facendo Michael Burry? Che cosa ce ne facciamo di queste informazioni? E infine, al di là di quello che sta facendo Michael Burry, ti farò vedere una serie di grafici molto interessanti. Ti abbiamo ormai abituato a un certo livello di qualità su questo canale, che ti permetteranno di capire meglio quali sono i rischi che deve essere in grado di gestire chi investe in strumenti azionari, azioni, ETF o fondi azionari. Facciamo tutto questo e tanto altro in questo video. Iniziamo. Ne abbiamo parlato spesso su questo canale, l'attuale contesto economico finanziario è contraddistinto da forte incertezza. Ciò nonostante noi non smettiamo di investire sia nel mercato immobiliare che nei mercati finanziari e qualche settimana fa abbiamo tenuto un webinar in cui spieghiamo qual è la mentalità che adottiamo per continuare a investire e continuare a costruire il nostro patrimonio nonostante l'incertezza che contraddistingue questo momento. Abbiamo deciso di metterti a disposizione la replica nel caso tu te lo sia perso. Quindi qui in basso trovi il link alla replica, è totalmente gratuito, ma visto che ci sono state molte persone che ci hanno fatto i complimenti per la qualità della presentazione, abbiamo deciso di riproporla a tutti gli altri che magari l'hanno persa. La replica sarà disponibile per qualche settimana, quindi se ti interessa l'argomento iscriviti ora. Trovi il link per accedere alla presentazione dal titolo A prova di recessione qui in basso. Ciao! La notizia ha fatto un po' il giro del mondo in ambito finanziario. Michael Burry, in modo un po' criptico, dice ai mercati non avete idea di quanto io sia short. Come sa chi segue Michael Burry su Twitter, lui posta della roba, scrive frasi come questa e poi spubblica tutto a distanza di due ore, un'ora o anche trenta minuti e c'è qualcuno che screenshotta i suoi tweet e dopo vengono scritte paginate infinite di giornali o di blog. Quello che si limita a fare la gente è riportare la notizia, nessuno va a fare ulteriori approfondimenti. Anche perché Michael Berry, e questa è una delle prime morali di questo video, poco lascia ad intuire del perché ha scritto certe cose e che cosa sta facendo. Tutte le informazioni che possiamo sapere su di lui o su altri investitori arrivano dall'analisi dell'operatività che ha eh, in questo caso il suo fondo, che si chiama Shion Capital, ma queste informazioni arrivano a posteriori. Negli Stati Uniti, per un discorso di trasparenza, di tutti gli operatori sui mercati finanziari, chi ha un certo livello di massa di capitale in gestione deve dichiarare la propria operatività alla Consub americana che si chiama SEC e questi dati diventano pubblici se non erro tre mesi dopo che è avvenuta l'effettiva operatività. Quindi tutto quello che vediamo sull'operatività di Michael Burr e di altri investitori, dal momento che la vediamo, dobbiamo sapere che è vecchia almeno di 3-4 mesi. Quindi non può in alcun modo essere qualcosa da seguire pedissequamente perché... Sono passati 3-4 mesi, è come avere la dritta sull'azione da investire domani, quella che ti dà a tuo cugino, però 4 mesi in ritardo. Eh sì, magari il prezzo è aumentato del 50% e l'opportunità è svanita. Quindi, come al solito, quando guardiamo queste notizie, dobbiamo avere questo campanellino d'allarme che si deve accendere. Tutta l'operatività è in ritardo di 3-4 mesi e quando leggiamo delle frasi così di Michael Burry. Michael Burry non ti sta spiegando esattamente quello che sta facendo, non ti sta dicendo su che cosa è short, su un titolo singolo, sull'intero mercato. Quindi è un'informazione che là fuori, ti ho riportato il primo esempio di giornale che lo sta menzionando. Ma troverai miliardi di articoli che riportano la notizia, ma non ti danno alcuna informazione perché lui non ha dato alcuna informazione. Quindi. È assolutamente inutile. Sicuramente però ci sono dei rischi nel mercato ed è quello che approfondiremo grafici alla mano in questo video ed è la ragione per cui questo contenuto è dieci volte più utile che non leggere un articolo come questo sulla comunicazione di questo tweet di Michael Burry. Ci sono dei rischi nel mercato. Non sappiamo se sono quelli a cui fa riferimento Michael Burry, se sono i rischi che lo portano ad attuare delle strategie di scommessa a ribasso sul mercato quindi di andare short non lo sappiamo però visto che dei rischi ci sono li condividiamo e lo facciamo come ormai ti abbiamo abituato su questo canale come al solito grafici alla mano articoli alla mano tutto potenzialmente scaricabile gratuitamente ti spiego come alla fine del video prima di addentrarci nei grafici però l'opportuna premessa di sempre se vediamo dei rischi sul mercato azionario cambiamo il posizionamento del portafoglio ma rimaniamo investitori ok quindi magari riduciamo il rischio cambiamo esposizione da un tipo di strumento azionario ad un Altro, ma rimaniamo investitori, questo non cambia il nostro approccio all'investimento che magari ha un orizzonte di 10, 20 o 30 anni, ok? Quindi il fatto che vedrai ci sono dei rischi, questo non significa che dobbiamo demolire un piano di investimento o un pack su cui stiamo versando capitale da non lo so, 10 anni, ok? Uscire dal mercato sulla base di queste informazioni vuol dire essere speculatore, uno scommettitore. Nella maggior parte dei casi perderai soldi, quindi non ti invito a farlo. Questo non vuol dire che tu non possa correggere il portafoglio alla luce di rischi che si stanno manifestando. Guarda caso è quello che facciamo all'interno di piano finanziario. Seconda opportuna premessa, analizziamo il mercato americano. E se segui da poco questo canale ti chiederai, ma perché il mercato americano che siamo italiani? La ragione è semplice, è il mercato più importante. La capitalizzazione di tutto l'azionario del mondo è circa 93 trilioni di dollari. 2020 non è aggiornatissimo, ma... Più o meno l'ordine di grandezza è questo. La capitalizzazione, quindi il valore totale delle azioni dell'S&P 500 sommate è circa 30 trilioni di dollari. In altre parole, il circa il 30% della capitalizzazione delle azioni del mondo è in un unico indice americano, l'S&P 500. Ha senso fare analisi sul mercato azionario italiano che pesa meno dell'1% della capitalizzazione mondiale? pesa lo 08 a memoria quando solo l'SP 500 fa il 30%? No, e infatti non lo facciamo. <ride> Come lo sappiamo dall'inizio dell'anno i mercati hanno ritracciato fortemente. Ad oggi, alla data di registrazione di questo video, che è il 30 di novembre, siamo a 3.957 punti per l'SP 500, eravamo partiti a 4.007, quindi abbiamo perso circa 800 punti. Siamo ad una perdita che si aggira tra il 17 e il 20% e questo manda in crisi gli investitori. Quello che dobbiamo capire è che quando analizziamo questi dati stiamo guardando l'SP 500, che è un mercato specifico all'interno di questo indice. SP 500 ci sono le 500 aziende con maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti, però ci sono dei titoli che danno delle caratteristiche particolari a questo indice. Innanzitutto è un indice con una forte componente growth. Se non sai di cosa si intende, fai un atto di fede, ne parleremo in un altro video. Non tutto il mercato azionario si comporta in modo uguale. Quindi, quando ti vengono riportati dati come questo, devi capire che è una fetta del mercato, che in questo momento è la fetta più grande, che si sta comportando in questo modo, ma non tutto si sta comportando. Allo stesso modo all'interno del mercato azionario. Se prendiamo ad esempio il comparto value del mercato, dall'inizio dell'anno la perdita è del 2,41% contro il 17% dell'SP 500. Se prendiamo ad esempio Berkshire Hathaway, PRKA e il ticker, bene, siamo in positivo del 5,59%. Questo a farti capire che sì, i mercati hanno un vento contrario, ma non tutti i titoli si stanno comportando allo stesso modo di fronte a questo vento contrario. Ci sono titoli che rappresentano aziende, ti ricordo, che per la loro natura si comportano bene in un contesto come quello che stiamo vedendo, cioè di elevata inflazione, veloce aumento dei tassi di interesse. Non vanno bene, ma possiamo dire che si comportano meno male, cioè sono meno vittima di questo vento contrario. E adesso inizia la carrellata di grafici. Quindi Value versus growth, la componente value del mercato sta reggendo meglio della componente growth, quindi non siamo in territorio negativo con la componente value, siamo prossimi allo zero dall'inizio dell'anno. Quindi attenzione perché torniamo al titolo del video: qualunque cosa stia shortando Michael Burry, non sta shortando un titolo value. Perché un titolo value non sta scendendo, quindi se lo sta facendo sta perdendo soldi. È chiaro quanto non ha senso riportare questa notizia senza capire, uno, che cosa sta facendo e non te lo dirà mai, lo scopre quattro mesi dopo, e due, senza capire effettivamente cosa sta succedendo all'interno del mercato. Se ti è chiaro, ti iscrivi al canale così non ti perdi i futuri aggiornamenti e clicchi mi piace a questo video. Il 2022 sta rispolverando appunto il segmento value del mercato, che è quello all'interno del quale ci sono titoli che hanno valutazioni più compresse ma tipicamente sono di business più stabili, che non, non crescono tanto quanto può crescere Tesla, per dire, però comunque hanno una redditività, le aziende producono, guadagnano, hanno dei dividendi, distribuiscono questi dividendi sotto forma di utili e l'investitore in questo momento vuole i soldi oggi, non li vuole domani, quindi dà molto valore agli utili di oggi. Utili che il comparto growth non dà perché nella maggior parte dei casi queste sono aziende che devono reinvestire costantemente per finanziare la crescita. Ok. Siamo a un meno 16-17% per l'S&P dall'inizio dell'anno. Ma qual è l'emotività che stanno vivendo gli investitori? Possiamo avere qualche informazione in più sui comportamenti degli investitori e sul sentiment, si chiama in termine tecnico, che stanno vivendo? Assolutamente sì, ed eccolo qua. Partiamo dalle margin call. In altre parole, quanto è il debito all'interno dei mercati finanziari? Veloce precisazione da 30 secondi di che cos'è un prestito a margine. Non ci siamo abituati in Italia. Negli Stati Uniti o comunque chi gestisce il denaro in modo professionale, ha dei titoli, okay, può darli come garanzia per avere dei soldi in prestito e prendere altri titoli. Questa si chiama leva finanziaria a, o margine. Do in garanzia qualcosa, mi faccio prestare dei soldi da una banca o un'altra istituzione finanziaria così da aumentare la mia esposizione. Quando c'è tanto margine, si gonfiano le bolle speculative, tipo quella del 2021? Assolutamente sì. Il livello di margine nel 2021 c'è cioè l'esposizione proprio in termini di miliardi di dollari di esposizione a leva bene nel 2021 abbiamo toccato un, un picco questa è la linea rossa e chiaramente quando c'è tanta leva sono altri soldi che entrano sui mercati e vedrai che questo tema tornerà tra poco quando parleremo dell'influenza delle banche centrali quando ci sono altri soldi che entrano nei mercati perché il denaro costa poco la gente lo va a prendere in prestito per comprare altro SP 500 per dire che cosa fa l'SP 500 eh, chiaramente va su in verticale come ha fatto nel 2021 ovviamente quando la leva cala perché gli investitori diventano più paurosi più conservativi cambiano le condizioni di investimento aumenta il costo del debito la gente restituisce la leva o fallisce <ride> questa è l'altro lato della medaglia e di conseguenza le valutazioni vanno giù e lo vediamo dalla linea rossa che cala la leva è calata a partire dalla metà del 2021 e di conseguenza le valutazioni dell's&p 500 quello che è molto interessante notare è questo grafico che confronta l'emotività, potremmo dire l'ottimismo che hanno gli investitori in inglese si chiama sentiment, con l'equity allocation, cioè quanto hanno di azionari all'interno del portafoglio. Gli americani. Ragazzi, questi dati in Italia non esistono. Ok? Quindi mi dispiace. Analizziamola, è il primo mercato del mondo, è la prima economia del mondo e qua ci arrivano le frattaglie a livello di informazioni. Quello che è interessante notare è che a livello di sentiment, l'emotività degli investitori è bassissima. Guardiamo, è ai livelli del 2008-2009. Ma gli investitori sono ancora fortemente esposti nell'azionario, o meglio, rispetto a scenari di uguale pessimismo, hanno molto più azionario. Di quanto non sia successo nel 2008-2009. Come al solito, questi grafici li commentiamo velocemente. Se li vuoi approfondire, te li puoi scaricare gratuitamente alla fine del video. Il messaggio di questo grafico, ed è quello che ci mette un po' ansia come investitori in azioni, o meglio, che ci deve tenere un campanello d'allarme che altri crolli potenzialmente di uguale entità, un altro 17-20%, sono da tenere in considerazione, sono proprio questi. Non siamo ancora arrivati ad una percentuale di azionario incoerente col livello di pessimismo che hanno gli investitori. In altre parole, gli investitori potremmo dire non hanno ancora disinvestito. Investite in azioni in modo proporzionale al loro livello di pessimismo. A livelli storici, se guardiamo cosa è successo nel 2008 nel 2009, a pari livello di pessimismo, avevano disinvestito molto di più. Il 2022 è stato un anno che ha messo in forte crisi gli investitori perché questo veloce aumento dei tassi di interesse ha portato ad un veloce riprezzamento di varie classi di investimento azioni, ma soprattutto le obbligazioni un meno 15% sull'obbligazionario non sono in tanti ad aspettarselo e di conseguenza abbiamo già parlato in altri video del riprezzamento dei mutui e di conseguenza degli immobili negli Stati Uniti è un'autentica debacle negli Stati Uniti l'ho commentato in altri video se te lo sei perso riguarda questo video link in descrizione stanno sparendo i compratori perché i mutui sono arrivati a un 7% di tasso di interesse il forte riprezzamento di entrambe queste classi di investimento fa sì che nel riprezzarsi ci siano anche degli squilibri a livello di Percezione del rischio a livello di equity risk premium. Ne abbiamo parlato in questo video, link in descrizione. Quindi, con l'obiettivo di tenere questo video al di sotto dell'ora, ti mando ad altri video in cui abbiamo già approfondito questo tema. Quello che emerge. È che l'obbligazionario oggi risulta più a sconto rispetto all'azionario perché nel riprezzarsi, come dicevo prima, l'obbligazionario è sceso di più in proporzione di quanto non sia sceso l'azionario. E questo è coerente con questo grafico, perché significa che gli investitori hanno disinvestito di più dall'obbligazionario di quanto non abbiano fatto a pari livello di ansia nei mercati in termini di disinvestimento dall'azionario scusa Giorgio ma sei mesi fa dicevi che i mercati erano a premio non così tanto a premio da avere paura di una bolla speculativa questo è quello che dicevate sei mesi fa vero sì è vero eh, ma sono passati sei mesi e in sei mesi è cambiato tutto perché il cambio di politica monetaria e lo vedremo tra poco con altri grafici incredibili fa sì che le valutazioni fatte sei mesi fa non abbiano alcun senso oggi perché i tassi di interesse sono Aumentati e stanno uscendo dal mercato 95 miliardi di dollari di liquidità al mese. E questo è chiamato quantitative tightening. Questo è anche uno degli unici mercati ribassisti, bear market, in cui la Fed non sta sostenendo i mercati. Cioè, in altre parole, quando c'è stato un bear market, dal 1987 Greenspan 90 Greenspan la Fed in qualche modo dava un aiuto ai mercati. No, non è vero, le banche centrali vogliono indebolire la classe media, ma prendi i dati, parliamo di cose concrete. Questi sono i dati storici. A livello storico, durante una fase di bear market, proprio per non distruggere l'effetto patrimonio di cui abbiamo parlato in altri video, le banche centrali tendono a dare anche un aiuto ai mercati finanziari perché se la gente vede distruggersi il proprio portafoglio non consuma più questo si chiama effetto patrimonio in tutti i precedenti bear market solitamente c'è sempre stato un calo dei tassi di interesse questo è l'unico bear market mercato orso dal 1987 in cui siamo passati da 0 a 375 punti di aumento dei tassi di interesse è sempre lo stesso Powell che aveva comunque abbassato i tassi nel 2020 e nel 2018 per tutti quelli che ritengono che ci sia una premeditazione, bla bla bla. I dati sono questi. Questo è un momento particolare. L'abbiamo capito. Gli errori sono stati commessi nel 2021 e adesso stanno rincorrendo. Ma per trovare la premeditazione e parlare di banchieri centrali che vogliono impoverire la classe media, dovremmo capire anche solitamente come si comportano a livello storico. E queste sono le prove. Il tema Fed e il tema delle politiche monetarie è fondamentale per capire sia gli sviluppi economici ma anche per capire la relazione che c'è con l'S&P 500, in altre parole coi rendimenti da aspettarsi per l'S&P 500. Questa è una conversazione ad un video precedente in cui Sam dice «Eh, ascoltavi i catastrofisti e mi sono perso 10 anni di bull run. Può succedere?" L'importante è non commettere di nuovo questo errore, quindi se non sei in grado di fare da solo, ci contatti e ti diamo una mano noi. Ma il commento interessante è quello di Giacomo che dice: Sì, anche io come te ho perso il Burran, quindi valgono le considerazioni di prima. Ma attenzione: non possiamo fare proiezioni sulla base delle follie della Fed. Ed è qui che mi dispiace dirti che ti sbagli. Ti sbagli, perché comunque ci sono dei dati che confermano che in base ai comportamenti della Fed. Delle banche centrali, cioè quanti soldi mettono sul mercato e quanti soldi tolgono dal mercato, è possibile fare previsioni sull'evoluzione di un indice azionario ed è forse questa una delle ragioni per cui Michael Burry potrebbe essere ribassista, perché comunque siamo in una fase in cui le banche centrali stanno togliendo soldi dal piatto. Come fanno? Lo fanno in due modi. Questo si chiama quantitative tightening. Cioè, restrizione monetaria, potremmo chiamarla così. Viene fatta in due modi: aumentando i tassi di interesse, ne stiamo parlando ormai con una certa frequenza. E lo fanno togliendo liquidità dal mercato, cioè riducendo la massa monetaria in circolazione al ritmo, come dicevo prima, di 95 miliardi di dollari al mese. Malcontati, circa uscirà un trilione di dollari di, di moneta in circolazione è tanto o poco, beh, sono 9 in totale i trilioni di dollari in circolazione, quindi ne esce una quantità che non è trascurabile. Quando i soldi escono dai mercati e eh, non possiamo essere molto ottimisti sull'andamento dell'azionario. Perché? Perché ci sono meno soldi, l'abbiamo visto prima quando abbiamo analizzato il margine e più ci sono soldi in giro, più le quotazioni salgono e poi perché i tassi di interesse a un livello più alto già portano loro stessi ad un riprezzamento di varie classi di investimento. Perché? I tassi di interesse sono un po' come la forza di gravità. Più è alta la forza di gravità più sei ben schiacciato a terra. Se la forza di gravità è bassissima, come sulla Luna, fai dei saltoni di 20 metri. Ok? Quindi i tassi di interesse alti riportano. Il peso per terra, quindi anche gli investimenti. La prova di questo è facilmente trovabile sovrapponendo l'andamento della liquidità in circolazione, cioè dei soldi che la BCE o la, o la Fed mettono in circolazione, e l'andamento dell'SP 500. Vale trovare dei dati così sul fuzzimib poi depura lì del rischio taglia È impossibile fare questa analisi su un indice italiano. Come vediamo, quando la liquidità in circolazione è salita, 2019-2020, bene, qui è iniziato il quantitative easing 4 e tutti gli stimoli. Per sostenere l'economia nel 2020, la liquidità è aumentata e così è aumentato l'SP 500. Ma riflettiamoci un attimo, perché questo non è un aspetto trascurabile. Nel 2020 eravamo in una situazione in cui eravamo ancora in pandemia e lockdown. Aprile, maggio, giugno, cioè a livello economico no, c'era molta gente che non lavorava e abbiamo perso due o tre trimestri. Di crescita economica con una fortissima contrazione del prodotto interno lordo. Perché i mercati sono cresciuti? Perché è entrata liquidità nel sistema. Quindi, se ripensiamo a questo commento, sì, assolutamente le proiezioni della Fed, per quanto appunto stiano commettendo degli errori, ma ci portano a capire se la liquidità entra nei mercati, se esce, e quindi che cosa aspettarsi. Come evoluzione di breve periodo. Guarda caso, quando la liquidità inizia ad uscire dal mercato, linea blu, liquidity, l'SP 500 ha iniziato a ritracciare. E la correlazione è fortissima, come vediamo. I momenti di alleggerimento monetario, quando il denaro costa poco, le valutazioni aumentano. Il 37% del rendimento per l'SP 500 dal 2011 al 2021 deriva da un aumento dei multipli. L'abbiamo già visto in un altro video, questo grafico, ma qui è perfettamente coerente con quello che stiamo dicendo. Quando il denaro costa poco, la gente è disposta a spendere di più per poter comprare quel determinato investimento e di conseguenza le valutazioni salgono. E questo è quello che è successo in un decennio di tassi bassi. Quantitative easing 1, 2, 3 a partire dal 2010 circa al 2020. Quando cambia la politica monetaria escono soldi dal tavolo, aumentano i tassi di interesse, vanno a correggersi anche le valutazioni. La gente non è più disposta a pagare un rapporto prezzo-utili di 25 e scende tipo a 18-19 per l'SP 500, direi questi siano i dati di oggi. La relazione tra il rendimento dell'SP 500 e la liquidità in circolazione... Non è casuale, anzi se ne sai un po' di statistica, ha un R quadro che identifica appunto quanto questa relazione è forte. Se siamo prossimi all'1 è fortissima, se siamo attorno allo 0 non c'è rilevanza statistica. Bene, è 0,57, c'è forte rilevanza. Non è uno strumento che ci permette di fare da solo una previsione futura, ma è un elemento importante. Infatti possiamo tirare una linea tendenziale. Questi sono dati veri, non sono le opinioni di mio cugino. Sono dati veri e storici per l'SP 500. Quello che emerge da vari analisti è che, per quanto appunto stiano uscendo 95 miliardi eh, di dollari al mese dal mercato, questo che è un vento contrario costante che stanno vedendo i mercati azionari, alza sempre l'asticella. Con 95 miliardi al mese di quantitative easing, il vero valore del mercato, ok? Cioè, quanto sarebbe il prezzo giusto, viene chiamato fair value. Del mercato azionario, basato su un modello che mette appunto in relazione il mercato azionario americano con la liquidità. È tecnico, fai un atto di fede. Basato su questa relazione, potremmo dire. Bene, il fair value si abbassa del 2% ogni mese. Cosa significa? Che con questo ritmo di uscita di denaro dal sistema, a pari utili, ok, a pari utili, e questo arriveremo alla fine del video, è il vero tema. Che dobbiamo approfondire, a pari utili il mercato diventa del 2% più costoso ogni giorno, proprio perché si sta alzando l'asticella, proprio perché siamo in una condizione di restrizione monetaria. Ok, e ora che cosa succederà ai mercati? Bene, ho trovato qualche previsione, qualche dato eh, che ci permette di fare un paio di ragionamenti. Partiamo da questo di Goldman Sachs, ok? Che ovviamente paventa due scenari, perché noi non possiamo sapere esattamente quale sarà la politica monetaria. Eh, de della Fed, cioè, riusciamo a fare delle stime? Sappiamo che più o meno il tasso massimo dovrebbe essere raggiunto eh, verso il terzo trimestre del 2023, si parla di un 5% circa. C'è ancora quindi sei mesi nove mesi davanti di 2023 per capire. Come arriveremo a questo tasso massimo? E si parla di riduzione dei tassi di interesse a partire dal 2024. Questo è un po' il consensus degli analisti. Però in realtà non possiamo avere un'opinione sola. Si ragiona per scenari quando si parla di previsioni future, ok? Possiamo avere uno scenario anche detto soft landing, cioè dove magari eh, la, la Fed rallenta con l'aumento dei tassi di interesse, e uno scenario in cui invece continua. a a questo ritmo violento di 75 punti base di aumento ogni volta, che è tantissimo, ne abbiamo già parlato in altri video. Quindi possiamo avere un paio di scenari e tutto quello che ci sta in mezzo. Ok, uno scenario. Da hard landing potrebbe portare ad un minimo a 3100 punti dai 4800 che è stato il massimo di gennaio 2022. 3100 vuol dire una perdita dal picco massimo di occhio e croce 35-40% e ne abbiamo fatto un 16-17-18%, quindi vuol dire un altro crollo paragonabile. Questo è possibile come scenario. uno scenario più ottimista è uno scenario in cui c'è una minore aggressività da parte delle banche centrali e potremmo muoverci in un range che è attorno a 3.600 punti, quindi un calo rispetto ad oggi, che siamo a 3.009, data di registrazione di questo video, perché appunto sta uscendo liquidità e correggeranno i mercati, però comunque non catastrofico come un 3.150. Un'altra ragione per cui dobbiamo avere pazienza in questo momento è che nessun bear market, nessun mercato ribassista a livello storico solo dati storici ok è mai finito prima che iniziasse una recessione se vuoi approfondire ti guardi meglio il pdf scopri come alla fine del video la vera domanda è quella che si fa marco ma questa mi sembra la recessione più chiamata della storia scusa ma siamo in recessione o non siamo in recessione parliamo di america ok la principale economia del mondo non è ben chiaro perché abbiamo visto un primo e secondo trimestre in calo e un terzo trimestre dove sono i dati del terzo trimestre? Chi ha mai parlato dei dati del terzo trimestre? Eh, sono usciti da poco e quindi non avevamo ancora avuto modo di approfondirli. Ma ci sono. E il terzo trimestre del 2022, attenzione, attenzione, vede una crescita del prodotto interno lordo. Non è una recessione palese quella che stiamo vedendo. Dopo due trimestri di falso segnale, a giugno della, del 2022 già si urlava, siamo in recessione, qui finisce il mondo. In realtà il terzo trimestre è positivo, una crescita del 2,6%. Quindi questo è un dato inaspettato, come è altrettanto inaspettato che le vendite del Black Friday siano andate molto bene negli Stati Uniti, despite high inflation, cioè nonostante l'alta inflazione, nonostante il tasso di risparmio degli Stati Uniti si sia ridotto al 3%, ok, contro media di lungo periodo dell'8-9% e un 2020 al 30%. Quanto hanno risparmiato gli americani? Nel 2020, perché non spendevano gli ariempiti di soldi ed erano arrivati a un 30% di tasso di risparmio. Ma già a partire dal 2020 hanno iniziato a usare questo eccesso di liquidità per consumare e questo ha portato ad una domanda fortissima e all'inflazione che stiamo commentando in questo momento. Insomma, il messaggio è questo: una recessione ci sono segnali forti che confermano che ci sarà. Ne abbiamo parlato in questo video in cui abbiamo analizzato la curva dei rendimenti, se te lo sei perso link in descrizione, però non ci siamo ancora dentro, potrebbero volerci altri trimestri, perché appunto vediamo risultati per il terzo trimestre dell'anno, non pessimi, c'è stato un leggero aumento e ci sono ragionevoli aspettative di tenuta anche per il quarto trimestre dell'anno. Il vero tema, come avrai capito, come abbiamo già approfondito prima, è la tenuta degli utili. E su questo voglio fare un approfondimento, quindi se ti interessa fammelo capire, facciamo arrivare questo video a 2000 mi piace e faremo un video di approfondimento. Quindi questa è la situazione. I rischi ci sono, non sappiamo se sono quelli a cui fa riferimento Michael Burry e ci deve interessare molto poco quello che sta facendo proprio perché non possiamo sapere esattamente qual è il dettaglio della sua strategia. Ma i rischi ci sono e sono quelli evidenziati in questo video. Quindi continuiamo ad investire, ma teniamo sotto controllo il rischio perché potenzialmente potremmo vederci di fronte ad un altro 20-25% di storno dei mercati. Vedremo come evolverà la situazione. Dobbiamo tenere a mente questo concetto, ma questo non deve cambiare. Un piano di investimenti, ripeto, che verosimilmente porti avanti da tempo e che porterai avanti per altro tempo. Aggiusta il portafoglio, ma non smontarlo completamente. Questo è il messaggio. A questo punto, se vuoi scaricare tutte le slide, non le ho commentate tutte perché sennò no, davvero questi video diventano esageratamente lunghi, ma ti lasciamo ad approfondire nel PDF che puoi scaricare gratuitamente qui in alto alla tua destra, oppure qui in basso alla tua sinistra. Se te lo sei perso, ti invito a riguardare il primo video del 2022 in cui abbiamo approfondito la posizione di Michael Burry e perché c'è comunque del buono nel suo essere pessimista sui mercati finanziari per via di un effetto chiamato effetto frusta. Se vuoi approfondirlo, trovi il link qui in basso. Se questo video ti ha dato valore, iscriviti al canale, clicca mi piace e ci vediamo nel un altro video ciao